Per questo siamo di nuovo qui, oggi, 8 marzo 2022, mentre in altre parti della città altre donne fanno sentire la propria voce contro i femminicidi, perché sia garantito il diritto all'aborto, per l'accesso ai consultori pubblici e per altri diritti fondamentali. Siamo nel mezzo di una crisi climatica che si riverbera sull'economia e sulla società e che è direttamente collegata alle lotte per i diritti di tutte e tutti. Il nostro corpo nudo, indifeso e vulnerabile, vi mette di fronte ad una scelta. Una scelta tra la violenza repressiva per riportarlo alla docilità della normalità vestita oppure, al contrario, una scelta di amore e cura. La scelta di chi sceglie di mettersi al nostro fianco e lottare insieme a noi. Estinzione! Ribellione! Estinzione! Ribellione! Estinzione! Ribellione! Siamo qui con Bianca davanti al Consiglio Comunale del Piemonte, Bianca di Extinction Rebellion. Bianca, un segnale forte, una protesta forte quella oggi che state facendo davanti al Consiglio regionale. Dici di più. Allora, noi siamo qua oggi per l'8 marzo perché abbiamo deciso di unire la nostra voce di ambientaliste alla voce di tutte le donne che in questo momento stanno lottando in Italia, non solo. Quindi un 8 marzo di lotta in cui vogliamo unire il femminismo all'ambientalismo. Come spero si sappia, il cambiamento climatico, quindi le conseguenze drammatiche del cambiamento climatico, della crisi climatica, non colpiscono allo stesso modo tutte le persone, ma spesso i più colpiti, le più colpite sono le fasce della popolazione che già normalmente vengono represse, vengono sottomesse. In molti casi, per esempio, studi dimostrano che ad esempio nei posti, per esempio in Africa, in alcuni posti dell'Asia, laddove già le conseguenze della crisi climatica sono più forti, ad esempio dove ci sono forti siccità, le donne sono quelle che si occupano della cura, della famiglia, della casa, quindi sempre più devono allontanarsi dalla casa, per esempio per procurarsi acqua, e questo le espone a continue violenze e stupri. Quindi non è un caso che abbiamo scelto di mettere davanti alla regione i nostri corpi, davanti alla regione, non a caso, perché il 22 febbraio scorso, dopo uno sciopero della fame portato avanti da Ruggero, dopo un consiglio regionale aperto dove per 7 ore hanno parlato scienziati, attivisti, cittadini e cittadina, nonostante tutto quello che è stato detto, è stato votato dal consiglio regionale un ordine del giorno che non teneva conto di tutto quello che è stato detto e che noi abbiamo vissuto come una violenza nei nostri confronti. Per quello portiamo qui i nostri corpi nudi, per dimostrare che noi siamo indifese, per dimostrare che noi non ci nascondiamo, che siamo vulnerabili e che ci aspetteremo dalle istituzioni che si prendessero cura di noi, invece quello che subiamo è continua violenza. Grazie. Prego, grazie a te.